ingegner Fabrizio Bolzoni, Mitutoyo. Mitutoyo. Abbiamo una presenza forte qua a Mexpe con un obiettivo, quello di fornire come sistema alle imprese strumenti sempre più precisi proprio per ottimizzare i processi di produzione, ridurre i rischi di errore e di pezzi non idonei. Sì, certo, diciamo che la Mitutoyo è sempre attenta a questa innovazione, all'andamento dell'economia, per cui l'economia attualmente o comunque l'industria ci chiedono sempre più innovazione, sempre più precisione nella strumentazione che proponiamo. Infatti anche qua abbiamo portato un semplice esempio di un'isola robotizzata che ben si adatta al concetto di industria 4.0 e del fatto di automatizzare tutti i nostri prodotti. Attualmente siamo molto attenti all'ambiente e alla produzione, per cui stiamo producendo anche sempre più strumentazione ad alta precisione e anche con software sempre più adeguati alle esigenze ormai del cliente. Molti sono i prodotti che esponiamo qua in fiera e molte sono le novità che abbiamo proposto e sicuramente proporremo durante quest'anno. Abbiamo una competizione molto accesa in questo settore, non solo nel vostro ovviamente, chiamiamola la meccanica più avanzata. Ecco, a livello mondiale voi vi muovete all'interno di un grande gruppo e quindi avete la possibilità anche di pescare da un bacino potente di ricerca e sviluppo. Ecco, da questo punto di vista, comunque, il fattore umano nell'integrazione con tutte le innovazioni robotiche conta molto? Assolutamente sì, il fattore umano conta e conterà sempre di più, anche perché l'innovazione nell'ambiente, in qualsiasi ambiente, comunque è portata sempre dall'uomo, è portato proprio dalla capacità di vedere il futuro e vedere le esigenze future, e questo purtroppo il robot non è ancora in grado di farlo. E comunque è sempre l'uomo anche all'interno delle nostre, delle nostre fabbriche, ma quello che vediamo un po' in tutto il mondo che sta portando questo, per cui vero, Mitutoyo ha un bacino molto ampio, quindi siamo presenti ormai in tutto il mondo con circa 5.000 persone, quindi è una bella azienda che come raccogliamo, come ha detto lei, un po' le esigenze un po' di tutto il mondo produttivo, sia nell'ambiente meccanico ma anche nell'ambiente elettronico, chimico, eccetera, e nei ambienti un po' più, può trasversare la cosa.